Ok. Bella a tutti ragazzi d'Italia, benvenuti in questo nuovo video. Il Let's go ragazzi, oggi siamo qui a Roma City. Stiamo girando tutta l'Italia ormai. Com'è romano, Pierre? Com'è romano? È romano? Dimmi qualcosa di romano. Non romantico, perché non ci sei mai. No! Oh! Col pollo, Sa famo una carbonara. Sa famo una carbonara oppure no? Sa famo una cacio e pepe pure no? Due. Ma se la famo, rega. Allora, ragazzi, oggi siamo qua a Roma e per l'occasione abbiamo una romana doc che ci ha portato Roma città e ci farà da guida. Facciamo entrare tra 3, 2, 1. È già entrata. Saluta. Ciao a tutti, sono Giulia e accompagnerò oggi Samuel in un ristorante rinomato a Roma. Perché noi vogliamo solo della qualità, ragazzi, perché se non è qualità non la mangiamo neanche. Assolutamente. È vero, sì. Pier, se non è qualità non la mangiamo neanche. Da neanche. Ragazzi, prima di iniziare con questo video, mi raccomando, lasciate un like, spolliciate, commentate la prossima città dove dobbiamo andare a provare queste fantastiche pietanze. Bando alle ciance. Giulia, dove in romano si dice andiamo a mangià. Andiamo a mangià. E che cosa mangiamo? Carbonara, vero? Basta. Ma c'è una voglia di questa carbonara. Spiegami un po' leggermente la ricetta della carbonara. Allora, la carbonara, sì. quella vera, si fa con tutti i tuorli dell'uovo, quindi il giallo, e un solo uovo intero. Bene. Non si cuoce l'uovo, per carità, e non si mette manco la panna. Avete capito? Manco mai la panna! Mai. Ma e manco l'ananas. Manco l'ananas. Una volta l'ho cucinata io con la panna. Pier, per favore. Di qualcosa. Cioè, il carbonara con la panna, ragazzi. Il prosciutto ci ho messo la panna. Il prosciutto. E detto questo, si mette l'olio in padella, si fa soffriggere il guanciale. Ma domanda delle domande, guanciale o... Guanciale. La pancetta non ci va dentro la carbonara, no. No, perché noi al nord usiamo la pancetta. No, la carbonara. Il guanciale è più grasso. E la carbonara ci sta. Capito? Ok, quindi ragazzi, guanciale, no pancetta. Okay. Dopodiché si fa soffriggere il guanciale, poi si mette al fine a crudo l'uovo. Ok. Per far amalgamare il tutto. Esatto, e si crea una crema. Pepe. Il pepe non manca mai. Wow, ragazzi. Si chiama carbo crema. Quel formaggio pecorino. Giusto. L'unica cosa che ha detto giusta. Ok. Altri piatti tipici romani invece? Cacio e pepe. Ok. Che sarebbe pecorino, parmigiano e pepe. E sempre buona. La crema. Buona, e la matriciana, che in realtà è di Amatrice, ma che è stata rivisitata qui. Qua a Roma. Esatto. Okay. Quindi questi oggi sono i piatti base. Questi sono i piatti base più conosciuti a Roma. Esatto. Quindi oggi cosa mi consigli di carbonara? Carbonara. E cacio e pepe. E cacio e pepe. Portaci nel miglior ristorante. Benissimo. Allora, portaci nel miglior ristorante qua a Roma e let's go. Andiamo. Sanno che cos'è il pepe. Ok. Quando sono stata a Corfù quest'estate, ok, volevamo fare una carbonara lì. Sì. Soltanto che lì in Grecia non sanno né che cos'è il guanciale, ma hanno solo la pancetta. Ma davvero? E non sanno che cos'è il pepe. Ma davvero? Quindi abbiamo dovuto fare una carbonara con la pancetta, pecorino, uovo. Sì. Quindi cioè, si è sentita male. Io mi sono sentita male a mangiarmi la carbonara con la pancetta. Ok. Non si può. Ci siamo un attimino persi, nel senso che in teoria dovremmo adesso ritrovare la via smarrita. Come diceva Dante, ragazzi, dopo esserci persi ci siamo ritrovati. Stiamo ritrovando la retta via. Stiamo ritrovando la retta via smarrita. Eravamo. Ragazzi, piccolo cambio di programma, purtroppo non riusciamo quest'oggi ad andare da Tonnarello perché siamo arrivati lì davanti. Ragazzi, sono le 6:39 ed è già pieno, c'è una gran fila e c'è la gente che ci aspetta, che aspetta fuori di entrare. Quindi ragazzi, piccolo cambio di programma, arrivati a questo punto andiamo in un altro. Pane e vino osteria. Pane, proviamo, vediamo se sarà all'altezza e se sarà quello giusto. Andiamo!
Osteria come una volta. Si mangia bene qua? Si mangia bene. Si mangia bene? Su TikTok? YouTube. Si mangia bene? Si mangia benissimo. Si mangia bene. Adesso ve lo dico io, però. Abbiamo pure senza glutine. Ma pure senza glutine. Certo, sì. Va bene. Oggi non ce ne sarà bisogno, perché io sono onnivoro. Dove c'è? Ci sediamo lì? Grande Napi, posto? Lui, ragazzi, è il nostro cameriere. Non è che fai di cognome Napisan, vero? No? No. Ok, va bene, tu non sei Napisan. Bene, bene. Ci sediamo qua, ragazzi. Oh, appena seduti al tavolo, ragazzi, guardate che bel clima ci con siamo. Il nostro Napisan qua di fianco. Un po' che cosa ci offre il nostro bellissimo menù. C'è la pasta, no? C'è. Sì, qui è figo perché scegli il tipo di pasta e poi il condimento. Wow, ragazzi. Oddio, tu cosa consigli? Ragazzi, abbiamo appena ordinato e abbiamo ordinato 4 carbonare e poi abbiamo preso... Cos'è che hai preso te, Pier? Io ho preso cacio e pepe. Cacio e pepe. Tuna. Gabri, hai preso una? Io una matriciana. E la nostra guida, Ho preso solo la carbonara. Per il momento. Quindi, ragazzi, adesso speriamo che arrivino presto perché non abbiamo veramente una fame, Pier, che mi mangerei tutto. Specifica che non abbia fatto né colazione né pranzo. Ragazzi, non abbiamo fatto né colazione né pranzo. Siamo stati tutto il giorno a correre. Siamo stati tutto il giorno a correre perché abbiamo registrato dei gran video sia con Simo Workout sia con Fede Marconi, che sicuramente avrete già visto perché questo video sarà uscito dopo. Niente, scusi, potrei portarmi il ghiaccio per favore? Il ghiaccio. Gentilissimo, grazie. Allora, carissima Giulia, raccontami un po' di Roma. Com'è vivere qua a Roma? Sicuramente rumoroso, chiassoso, sì. E tanto pieno di traffico. Ok, e se avessi la possibilità di spostarti in un'altra città, dove andresti? Allora, sinceramente, Okay. Se proprio dovessi spostarmi, andrei verso Milano. Okay. Se proprio devo spostarmi, ma Okay. Sinceramente preferisco restare qui a Roma perché c'ho tutto molto vicino. Okay. È collegato bene sia da casa di mamma che da casa di papà, Okay. Quindi riesco a raggiungere i posti anche con i mezzi molto facilmente. Okay. Con la macchina più complicata. E voi giovani, cioè i giovani a Roma, che cosa fanno alla sera? Solitamente vanno o a Ponte Milvio, Okay. O a Trastevere, sì. O al centro, che sono i posti più popolati, dove c'è movita, dove ci sono ragazzi che bevono, si balla, insomma, Okay. Anche sì, a Pistaccio, al centro. Ok. Allora, no, io vorrei che adesso siamo arrivati finalmente Okay. Nelle nostre pietanze. Il cameriere ci illustri che cosa stiamo per mangiare. Ci dica pure. È la carbonara. Ok. La carbonara che è buonissima. Sì. Che la gente impazzisce quando vedi solamente il piatto, non assaggiarla. Wow. Solo a vederla sì. Impazzisce il cliente. Perfetto. Mamma mia, ecco qua sopra. Ragazzi, la nostra carbonara che è appena arrivata. Wow, guardate che qualità. Guardate qua questa cremina. Bella sugosa. Wow, ragazzi, io non vedo l'ora, Veramente non vedete vedo vedete la crosta che c'è di... sopra? Sì. Quello è parmigiano fuso in padella, passato poi sotto l'acqua fredda e viene questa crosta che è buonissima. Wow. E adesso vabbè, io sono 10 euro sulla carta, quindi wow, ragazzi, lo sto assaggiando e sento Roma in bocca. Cioè, sono qui e sto mangiando la carbonara a Roma e sento Roma in bocca, certo. È spaziale. Mamma mia, regà, ma di che stiamo a parlare? Ma guarda questo spaghetto fritto. La salsa, la crema. È proprio la cottura anche proprio della pasta. Cioè, si sente che è giusto. Non è né troppo cotta, né... troppo al dente, ragazzi. Okay. Quindi è veramente buona. Wow, poi merita. Non sono spaghetti, sono spaghettoni che sono molto più grossi. Tonnarelli, sì. Si chiamano tonnarelli, sono molto più grossi. Ci sta un po' come la differenza tra il nostro e il suo. Vai. Vi dirò la verità, inizialmente era un po' titubante perché questa pasta, diciamo, non l'ho mai mangiata perché al nord non la fanno. Però con questa pasta più grossa, ragazzi, rende mille volte ancora meglio. Sì. Tu all'inizio vuoi gli spaghetti normali? Io all'inizio ho chiesto gli spaghetti normali, se li facevano, ho detto no, non ce li abbiamo gli spaghetti normali. Ma anche sei scemo? Ragazzi, ne vale veramente la pena. Wow.
Ragazzi, wow, sono arrivati questi come si chiamano? Questi sono, no, la gricia. Come si chiamano? Questo è? Fettuccine alla gricia. Questo è fettuccine alla gricia. Queste sono le meravigliose fettuccine alla gricia che avevo ordinato. Pier, sì, cosa hai preso? Ma mi sembra di conoscere cacio e pepe. Non so, non mi ricordo cazzo. Taglio di pepe. Taglio di cacio e pepe. Cacio e pepe. Tipo, guarda così. Invece Gabri ci ha iniziato con un bel tonnarello alla matriciana. Questo vi assicuro che è tanta roba. Questo sughettino qua però mi ispira, Gabri. Me, mi ispira. Meglio della carbonara. Mamma mia, invece tu hai preso anche tu. Taglio di cacio e pepe. Cacio e pepe. Ha preso dall'intenditore. Hai capito? Ha preso dall'intenditore. Ragazzi, non vedo l'ora di assaggiarlo. Lo assaggiamo. Lo voglio assaggiare. Lo voglio assaggiare. Lo voglio assaggiare. Ok ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare, siamo venuti via dal ristorante e che dire ragazzi? Un'esperienza fantastica. Un'esperienza veramente favolosa. Cioè, ci stiamo chiedendo se tornare a casa o restare qui. Oppure rimanere qua a Roma, perché ormai mi sono ambientato nella città ragazzi. Abbiamo assaggiato un po' di tutto, ci siamo scambiati appunto i piatti, i pareri, le considerazioni e siamo arrivati a dire che... Straordinario. A Roma siete abituati benissimo. A Roma siete abituati benissimo e soprattutto si mangia bene. Ma perché si mangia bene qua a Roma? Si mangia bene perché i piatti sono carichi di sapori. È quello che vogliamo noi. O no, Gabri? La matriciana, cioè, carbonara, la carbonara, la matriciana, le creme che colano, il pecorino, le creme, quantità e qualità messe insieme. L'intensità del sapore è quello che trasmette Roma ed è per quello che siamo venuti qua. Quindi ragazzi, è bene, la gricia mi ha lasciato veramente quel qualcosa di in più, perché non avendolo mai assaggiato, proprio wow, mi ha sorpreso. È molto simile al cacio e pepe come piatto, perché penso che il procedimento sia bene o male lo stesso, più o meno, con l'aggiunta del guanciale. Il guanciale, ragazzi, è spettacolare, bello morbido, croccante allo stesso punto, è dolce, cioè il grasso del guanciale è dolce e ti lascia quel dolcino, ti lascia quel sapore in gola, ragazzi, che è veramente, veramente top. Assolutamente, non è come la pancetta. E io adesso voglio ringraziare la nostra guida turistica di questa sera e diamo spazio anche lei, vieni a Giulia che ci ha portato qui. Grazie Giulia. Ragazzi, ringraziamo profondamente Giulia, link in descrizione per il suo canale che non ha. Vabbè dai, ho un profilo Instagram. Ha un profilo Instagram. Come ti chiami? My name is Giulia. Ragazzi, la ringraziamo siete veramente. Siete qui a Roma, sapete già chi contattare. Ci hai portato in giro per Roma. Ci hai portato in un posto veramente top. Spero di ritornarci qua a Roma. Assolutamente. Però la prossima volta a casa mia. Prossima volta a casa tua. Prossimo video. Vedremo. Prossimo video a casa mia cucina mamma. Non pensate male, ragazzi, non pensate male. E vedremo se a casa di Giulia sarà più buono oppure no. Quindi, mamma Giulia, se stai guardando questo video, preparati perché noi arriveremo. Questo video si conclude qua, queste erano un po' le nostre considerazioni. Siamo andati a mangiare da pasta e vino come una volta. Questa non è una sponsor, però è giusto citare il locale dove siamo stati a mangiare. Che è molto buono, molto buono. Quanto abbiamo speso, Pier? 102 euro in quattro. Abbiamo speso 102 euro. Abbiamo preso due primi a testa. Due primi a testa, sì. Quindi abbiamo mangiato per 8 persone. Alla fine, dai, è anche giusto, quindi...
smettetela di fare i braccino corto. Ragazzi, finché si mangia bene, spendete, ok? Vi lascio un ricordo, vi lascio un qualcosa, vi lascio un'emozione, quindi spendete. Sono i ricordi più belli. Sono i ricordi più belli, vero? Sì, che si associano alla città. Cioè, te lo ricorderai questa giornata? Assolutamente sì. Allora, ragazzi, questo video si conclude qua. Io vi ringrazio per averlo visto fino alla fine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Link in descrizione per tutto. Lasciate like, lasciate commento, scrivetemi qua sotto le prossime città dove volete che io vada a provare i piatti tipici. Solo dove si mangia bene. Solo dove si mangia bene. E se siete delle guide turistiche di qualche città, scrivetemi su Instagram e mi portate alla ricerca della vostra città. Bello. Per farmi assaggiare i vostri piatti tipici. Ci tengo, ragazzi, e quindi fatelo. Noi vi ringraziamo. Da Pier, da Giulia, da Gabri, off camera, è no, tutto. Samuel. Ci vediamo al prossimo video. Linea allo studio. Allora, un po' di ketchup in questa casa. Mamma mia, ma che stiamo Pier.